È il 30 dicembre. Stadio Dallara, sesto minuto di gioco di Bologna-Roma. Lionello Manfredonia si accascia, apparentemente senza motivo. La palla è lontana. L'arbitro Delia e i giocatori s'accorgono della gravità delle sue condizioni. Il dottor Alicicco, medico sociale della Roma, presta le prime cure in campo. Poi ricovera l'ospedale Maggiore, a poche centinaia di metri dallo stadio. Il suo cuore si fermerà più volte, attimi, giorni di angoscia. Lionello, piano piano, torna a vivere. Manfredonia viene sottoposto ad una serie infinita di esami, di controlli, ma lo colpì un infarto. Gli accertamenti continui lo escluderanno. Ancora oggi i più illustri luminari della medicina stentano a fornire risposte soddisfacenti. Manfredonia è un ex giocatore. Poco importa, la vita ancora gli appartiene.